Questa sera vogliamo trovarci in preghiera con la parrocchia Immacolata e vogliamo ringraziare il Signore per averci donato quella fede. Come ben sapete, è ritornato nella sua comunità miracolosamente guarito e vogliamo affidarlo alla Madonna, come già abbiamo fatto in questo tempo passato. E dalla Madonna può venire incontro a ciascuno di noi, a tutte le nostre situazioni di emergenza. Ecco, vogliamo pregare insieme questa sera. Thank you.
Santo che attraverso di lei opera in mezzo a noi. Ma allo stesso tempo, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, affidandoci alla sua misericordia. Poi essi giunsero un re e Dio diede loro Saulo.
figlio di Cis, dalla tribù di Beniamino, per 40 anni, e dopo averlo rimosso, suscitò per loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei volitivi. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Parola di Dio. Amen.
ascoltavano la parola di Dio proclamata. E qui, ecco che in questa sinagoga ad Antiochia di Pisidia viene data la possibilità a Paolo di donare la sua parola. Che cosa fa Paolo? Per un certo senso riprende un po' le grandi opere che Dio ha compiuto a partire da quando ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Paolo per sua capita riprende un po' il libro dell'Esodo, poi riprende i libri successivi fino a giungere al Nuovo Testamento e dice che Dio ha operato grandi cose, ecco, liberando il popolo di Israele dall'Egitto, accompagnando il popolo di Israele per circa 40 anni nel cammino nel deserto. Poi dice ancora Paolo che Dio ha mandato grandi uomini in mezzo al popolo per guidarlo, come il re Saul. Successivamente manda Davide, e Davide, ecco, Paolo ci chiede a fare una precisazione. Che cosa dice di Davide, riprendendo sempre l'Antico Testamento? Dice: ho trovato Davide figlio di Esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. E poi da Davide in poi sappiamo bene tutta la discendenza, fino a giungere alla nascita di Gesù. Subito dopo, ecco, Paolo annuncia ancora una volta, prima della venuta di Cristo, chi c'è stato? Giovanni Battista, il precursore, colui che prepara il terreno nei confronti, ecco, degli uomini per accogliere la venuta del Figlio di Dio, il Messia. Che cosa notiamo, ecco, in queste semplici parole di Paolo, proclamate in una sinagoga, in un luogo ovviamente di culto? Dobbiamo vedere che Dio va alla ricerca dell'uomo. Quale uomo? Dell'uomo che è disposto a collaborare con lui. Paolo parla di Saul, parla di Davide, parla di Giovanni Battista. Poteva scegliere altri, ma ha scelto questi uomini perché ha trovato in loro un cuore docile, ecco, degli uomini secondo il mio cuore, uomini che hanno la capacità di mettersi in gioco e di amare quasi come amo io, perché lo sappiamo bene, nessuno di noi può amare perfettamente come ama Dio. Il suo amore per noi diventa un modello, un punto di riferimento, ma è chiaro che tra noi e Lui c'è sempre quel margine dovuto alla nostra fragilità umana. Questi uomini, oltre ad avere, ecco, come dice nei confronti di Davide, uomo secondo il mio cuore, qual è la loro caratteristica? Ecco il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù che cosa fa? Prima di essere consegnato ai sacerdoti, prima di vivere la passione e quindi di donare totalmente la sua vita sulla croce per tutti noi, lascia un testamento. Qual è il suo testamento? Penso che qualsiasi uomo, prima di morire, ecco, magari lascia per iscritto un testamento, mi dà bisogno di un foglio e di una penna. Gesù non utilizza nessun foglio e nessuna penna. Gesù opera, realizza qualcosa di concreto. Gesù lascia il testamento ai suoi discepoli attraverso un segno. Qual è il segno? L'abbiamo vissuto qualche settimana fa, il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi. Perché Gesù
lascia questo segno come testamento ai suoi discepoli. Lo sappiamo tutti che cosa vuol dire questo gesto bello, profondo, ma per noi sempre difficile da realizzare tante volte. Questo gesto compiuto non da un servo, ma da un maestro. E non è scontato questo. Di solito erano i servi che lavavano i piedi ai maestri. Il maestro lava i piedi ai discepoli. E dice Gesù, come ho fatto io, fate anche voi gli uni gli altri. Ecco allora, gli uomini scelti da Dio sono innanzitutto uomini che hanno la capacità di mettersi al servizio, al suo servizio, e di collaborare con la grazia di Dio. Per collaborare con la grazia di Dio bisogna avere innanzitutto un cuore docile, aperto alla sua presenza, un cuore umile, un cuore come Maria. Ecco, ricordiamo bene l'episodio di Maria dopo che riceve l'annuncio dell'angelo. Lei si mette a servizio, opera, agisce, va dalla cugina Elisabetta, sta con lei per un po' di tempo. Vedete, questo diventa un monito anche per noi, quest'oggi, nella nostra storia, nella nostra vita. Anche per noi, ecco, il Signore dice la stessa cosa. Come ho fatto io, fate anche voi gli uni con gli altri. E anche la nostra devozione a Maria deve sempre riportarci al Maestro. Maria ci guarda e ci indica la via. Come ci indica la via? Abbiamo un bellissimo simulacro qui. Maria Vergine del Soccorso, che ha in mano il bambinello. Chi è la via? È proprio lui. E lo dice Gesù stesso. Io sono la via, la verità e la vita. È lui che dobbiamo seguire. È lui che deve diventare il nostro punto di riferimento nella nostra vita. Sempre. Dove? Ovunque. Nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel mondo del lavoro. Ovunque viviamo. E allora innanzitutto in questo momento, vedete, la parola di Dio ci interpella, ci fa chiedere, ma io riesco ad essere un collaboratore della grazia di Dio? Riesco ad avere quel cuore aperto al Signore così da poter continuare insieme con Lui, nonostante il nostro limite, a diffondere ancora una volta l'annuncio del suo amore e della sua misericordia? Oppure tante volte, vedete, invece di aiutare, di collaborare con il Signore, per un certo senso diventiamo un muro dove la grazia di Dio non riesce ad andare oltre. E tante volte poi noi ci chiediamo, Signore, dove sei? Il Signore dice, io ci sono, ma tu non mi ascolti. Io busso alla porta del tuo cuore, ma tu non mi apri. Io ti chiedo di collaborare con me, ma tu vuoi fare di testa tua. Perché? Perché vedete, oggi nella società in cui noi ci troviamo a vivere, emerge sempre di più l'ego, il nostro io, allontanandoci da Dio e allontanandoci gli uni gli altri. Lo percepiamo bene questo, lo viviamo bene. Quante rotture ci sono, quante guerre ci sono, non pensiamo soltanto alla guerra in grande fatta con le armi, ma la guerra anche con le parole, lo sappiamo bene, che si può uccidere più che con le parole che con le armi. Quante resistenze noi
chiediamo a Dio di trovare un cuore come il cuore di Maria, docile alla sua grazia. E allora la nostra devozione che cosa fa? La nostra devozione poi alla fine diventa soltanto qualcosa di esteriore. Ti voglio bene, Maria. Fa che mi accompagni sempre nella mia vita. Abbi su di me sempre il tuo sguardo. E poi niente. E poi voglio fare sempre di testa mia. E poi voglio andare sempre per la mia strada. Invece Maria ci ricorda sempre quello che ha detto anche ai discepoli alle nozze di Cana. Fate quello che vi dà. Chi? Il Signore. E allora se lui ci dice di servirci gli uni, di servire gli uni gli altri, ecco allora che cosa ci dice il Maestro. Gli uni gli altri. E penso nelle nostre famiglie. Il marito che serve la moglie che serve il marito. I figli che servono i genitori e viceversa. Nel mondo del lavoro. Quante volte noi oggi sentiamo dire questo non tocca a me, punto. Io devo fare solo questo e non devo andare oltre. E il servizio quello vero, quello genuino, fatto nel nascondimento, dove nessuno ci vede, nessuno lo sa. Oggi siamo bravi a servire quando dobbiamo uscire sui social, quando sicuramente ci faranno un bell'articolo e ci metteranno sul giornale, quando ci diranno ma è stato proprio bravo a fare questo. Maria ci insegna la via del silenzio, la via dell'assorbimento, il servizio a quello vero, genuino, che solo Dio lo sa. Perché? Perché nella nostra vita a chi renderemo conto alla fine dei nostri giorni? Agli uomini? A Dio. E allora ecco, ancora una volta, questa sera, come abbiamo già cantato al Salmo responsoriale, canterò in eterno l'amore del Signore. Sì, ma vogliamo cantarlo già in questo momento, già nella nostra vita. Sentiamoci allora avvolti completamente dall'amore di Dio, perché sempre Lui è colui che ci guida e plasma il nostro cuore, avendo come punto di riferimento Maria, che ci indica la strada, e la strada è sempre il Figlio, la via, la verità e la vita, la via del servizio, la verità che ci porta alla realtà bella della nostra vita, e il servizio sempre, quello fatto con il cuore genuino, nell'umiltà, nell'ascoltamento e nel silenzio. Fratelli e sorelle, Gesù ha affermato che l'accoglienza dei suoi inviati corrisponde all'accoglienza della sua stessa persona. Con fiducia preghiamo e diciamo, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. E tutti coloro che
conosci coloro che hai scelto per mandarli in missione, fa che accogliamo con umiltà e fiducia gli apostoli e i profeti di oggi, che testimoniano con la loro vita la tua presenza fra noi, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve a te, o Signore, le nostre preghiere,
insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore, possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, tu non muore e con i segni della passione vive e mortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
celebriamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordami, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutto il mondo, rendi la perfetta della morte, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordo anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i nemici, ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti alla misericordia, donaci la pace alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, noi onoriamo come Vergine del Soccorso, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Severo e Severino, e tutti i Santi, che in ogni tempo e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati e confortati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme. Amen.
guida nelle nostre opere di evangelizzazione. Sei la forza nel nostro percorso di fede. Questa sera la comunità dell'Immacolata depone nelle tue mani il suo cammino parrocchiale, perché possa portare agli uomini l'amore del Signore e la bellezza della tua presenza pregnosa e paterna. Il nostro apostolato possa trasmettere ai fratelli la misericordia di Dio. Ci affidiamo a te, Maria, Madre dolcissima e attenta. La tua protezione sia la nostra forza e il tuo soccorso sia il nostro sostegno. Amen. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo che questa sera alle ore 20:45 c'è il concerto Meditazione a cura della Corale Polifonica di Fra Daniele Natale da San Giovanni Rotondo, organizzato dall'Associazione Tradizione Vieniti. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica il Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, con gioia, andiamo in pace.